走路。 Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col Bianca e Rosso TV Sport. Domenica eh, pomeriggio, dunque, Vicenza Bari, penultima gara del campionato di Serie B. Ricordo che al Bari servirebbe un punticino per mettersi a riparo da sorprese, poi, eh, insomma, c'è una corrente di pensiero e io sono di questa corrente di pensiero che consiglierebbe al Bari di. Salvarsi per distacco, cioè con 9-10 punti rispetto alla quart'ultima per evitare guai relativi al calcio scommesse, perché poi potrebbe anche arrivare eh, improvvisamente la sanzione. Perché qua non si capisce esattamente quando eh, faranno scontare la penalizzazione. La penalizzazione, comunque, deve essere afflittiva, lo ricordo, se non è questo il prossimo campionato, ma deve far male. Ma non si capisce ancora esattamente come stanno eh, le cose. Io so che queste materie che dà fastidio a, ad un purista del calcio come il nostro professor. Gianni Antonucci, ciao Gianni buongiorno, buonasera eh, per te quando scriverai e porterai all'archivio questo campionato scriverai i punti effettivi che il Bari ha fatto sul campo o Ma io i punti la verità, con la penetrazione tu sai eh. che qualcuno mi ha voluto definire lo storico del Bari magari è anche esagerato io sono soltanto un appassionato di ricerche sul Bari io faccio sempre una considerazione qualsiasi fatto storico Prima di descriverlo bisogna aspettare un po' di tempo. Ecco perché non voglio parlare in questo momento di quello che sta accadendo, perché, sai, ad un certo momento a me eh, mi farebbe meraviglia addirittura, come tu hai sottolineato molte volte, giustamente e con intelligenza, sarebbe veramente grave se noi dovessimo vedere tornare in campo alcuni giocatori di questo fattaccio, di questo fattaccio. Allora io ho conservato, ho fatto, peccato che non ho i miei collaboratori qua, c'è un, un cassone già di tutto, giorno per giorno quello che è accaduto del calcio scommesse. Io poi farò una selezione, e cercherò di mettere in evidenza quello che era giusto mettere in evidenza e quello che non è giusto perché non esiste, perché qui magari troppe chiacchiere si fanno, si sono dette tante cose e io spero soltanto questo, che il TRAS, come viene chiamato, possa ridurre anche per quest'anno la penalizzazione, penalizzazione. Mm. e potremmo ottenere, io so che è l'ottimo. Dottor Garzelli, che è una fortuna che il Bari ha trovato quest'uomo, si sta dando da fare, più di tanto non può fare, indubbiamente. Allora, ehm, 080 501 9998 per le vostre telefonate, però voglio lanciare subito il quiz in attesa dell'intervista a Forestieri, in attesa della storia, voglio lanciare subito il quiz. Lo lanciamo subito il quiz? Sì, perché dovete sapere che. Il Bari, intanto il quiz cosa regaliamo? Allora lo so che molti dicono Vabbè, che c'entra il Bari, però ehm, il Cinema The Space di Casa Massima eh, dà la possibilità ad un nostro telespettatore, chi indovina il quiz, di portare se stesso e un'altra persona ad assistere alla finale di Coppa Italia Juventus Napoli al cinema in 3D, quindi si avrà l'effetto del pallone che praticamente esce quasi dal, dallo schermo, insomma, tanto e per questo biglietto è. lo diamo a noi, lo qua. diamo subito. subito, però bisogna essere preparati sul Bari. Allora, il Bari ha ottenuto la sua vittoria più vistosa e clamorosa in Serie B proprio a Vicenza, vincendo per 5 a 1, poi il professor Antonucci ci spiegherà... Eh no, dopo la, la, la incontreremo, strada Nel facendo. dettaglio, nel dettaglio che cosa... Allora, al di là di questa... Peculiarità, c'è cioè la vittoria per 5-1, a 1. accade un altro fatto un po' strano. Al Menti accade una cosa molto strana, una cosa eh, molto particolare. Eh? Che cosa accade al Bari quel giorno? Cominciamo così col quiz, poi magari lo ammorbidiamo. C'è un amico in linea, vediamo un po' se ha una memoria di ferro al punto da ricordare cosa accade quel giorno. Pronto? Buongiorno, Riccardo da Bari. Ciao Riccardo, ciao caro. Sa saluto lei e l'ospite. Sì. La verità non ricordo il particolare anche se seguo i bari sì. no, io finalmente mi premevo a porre una domanda al signor Antonucci sì. oltre a preparare questo cartone per i calciatori ne prepari uno più grande per Matarrese eh. che sta distruggendo al bari dopo tutti i soldi che, che si è riusciti a fare con il calcio grazie grazie secondo il nostro amico dovresti fare un cartone grande anche per Matarrese perché secondo il nostro amico Matarrese ci ha guadagnato dal bari Merita o no un cartone? È un discorso. Eh. Discor tu ieri, mi parlo ieri o ho seguito la tua trasmissione e hai messo in evidenza eh, il fatto che uno potrebbe andare alla Camera di Commercio e conoscere i bilanci, non so se rendo l'idea. E questo è facile, ora si tratta di vedere se uno ci ha rimesso o non ci ha rimesso. È chiaro che in 35 anni, in 35 anni tante cose sono accadute. Oggi stabilire se c'è stato un anno positivo o un anno negativo, bisogna vedere tutti i bilanci come dicevi tu. Ora penso che loro da una parte ci abbiano guadagnato, dall'altra ci abbiano rimesso. Questo è pacifico in qualsiasi attività sportiva e in qualsiasi campionato di calcio e in qualsiasi società, soprattutto di Serie A e di Serie B. Staremo a vedere anche perché, anche perché qui bisogna stare attenti, perché a questa maniera se spaventiamo, se traumatizziamo, le persone, qui non si avvicini più nessuno al Bari. Quello che sta e accadendo. se considerate eh. che, come tu hai sottolineato sempre, c'è il disimpegno dei matarese. Ragazzi, qui ci dobbiamo dare da fare. Io non ti nascondo che attraverso le mie amicizie sto cercando in tutti i modi di poter trovare qualcuno, qualche gruppo serio. Perché anche i matarrese hanno ben ragione di dire noi dobbiamo affidare il Bari ad una cordata o a un gruppo serio. Questa è la verità. Speriamo di poter trovare, non, solo, non io, ma tutti quanti, un invito che io personalmente, come, come dire, per amore del Bari, che non può scomparire, non deve scomparire. Uh -huh. Qui nel 1950 è successo qualcosa di più difficile di oggi. Poi mano a mano le cose si sono aggiustate, perché il famoso detto «da guasti si fa a giusto», cioè dai guasti si possono fare molte cose buone, e io spero e sono convinto che anche stavolta ne usciremo fuori. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Enrico. Ciao Enrico, ciao caro, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, saluto l'ospite. Ciao, ciao. Vuoi partecipare al quiz anche? Sì, partecipo volentieri al quiz anche perché sono appassionato di, di maglie, sono anche collezionista, quindi... Ah, Bravissimo, hai già capito volentieri. dove arriviamo allora? Vabbè. Cosa sì, accadde sì, in sì. quel giorno particolare al Bari? Accade che fu utilizzata una maglia verde che fu appunto fornita dal Vicenza, in quanto le maglie del Bari erano, la prima maglia era bianca, la seconda era rossa e quindi si confondevano con la maglia del Vicenza che era appunto bianco-rossa. Bravissimo, giocò con la maglia verde il Bari ed è stata l'unica volta nella storia Gianni? Ma a la verità eh, è capitato. Abbiamo le immagini di quella partita, facciamole vedere dai, facciamole vedere. Guarda, questa è la, questa è la maglia del Bai, guardate che strano abbinamento. Maglia verde, pantaloncini rossi, però porto no, bene. Tanto eh, è vero eh. che io praticamente in quella partita ricordo che andammo in svantaggio con Viviani. Uh -huh. Fece il primo gol Viviani, ah, per vedere che qua ce ci rimettiamo visto che non giochiamo con la nostra maglia anche perché loro sono pure biancorossi non certo, so, certo, eh, certo. in Vicenza poi invece ci fu il pareggio di Barone poi eh, due gol di Protti, uno di Tovagliere e l'ultimo di Alessio io c'ero quel giorno eh. e questo poi giochiamo con la maglia verde perché? perché? Furono prestate dal Vincenzo. Sono stati gentilissimi e si presero cinque gol pure. Cinque gol. Va allora, bravissimo. A nostro... Io un certo modo ho fatto una eh. riflessione. Non è che quelle maglie erano così eh, impregnate di sudore dei vicendini che si pensava che potessero giocare i giocatori. Da Vincenzi abbiamo vinto no, 5 eh, eh, a 1. è tanto per ridere. È, intanto è il tanto nostro tanto amico che è stato ridere. molto bravo a ricordare questo particolare. Eh, lascia no, il tuo nominativo: eh. andrai al botteghino a crediti del Cinema The Space di Casa Massima a ritirare. Due biglietti per te e per un'altra persona per assistere eh, domenica sera alla finale di Coppa Italia Juventus Napoli in 3D. Quindi, insomma, Perfetto. buon divertimento. Penso, se possibile, volevo sì. approfittare di questo spazio per dare una, una comunicazione che potrebbe far piacere a, a tutti i tifosi e anche al dottor Andu Antonucci. Sì, sì. Ti voglio comunicare che come dicevo prima io sono collezionista di magliette e sì. proprio sulla mensile Calcio 2000 di questo, di questo mese di maggio sì, c'è un articolo di, di quattro pagine su, sulla storia della maglia del Bari, sulla collezione ah. delle maglie del Bari eh, che mi hanno gentilmente concesso dalla redazione di Calcio 2000. Quindi chi vuole può, può curiosare va bene, va bene. Giornale. il nostro giornale. Ma tu sei un collaboratore di Calcio 2000? No, 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 assolutamente. Ah, Io sono un collezionista. Un collezionista privato, il nostro amico è un collezionista di maglie di, maglie sì, di calcio. Sì, sì, sono stato contattato dalla redazione di Calcio 2000 perché ho anche un sito internet. e Mi hanno chiesto, appunto, siccome loro. Eh, ogni chiamo, mese, facciamo fanno... un po' di propaganda al tuo sito internet: nessun problema. Come, qual è il tuo sito internet? Il mio sito è www.henryshirtcollection.it, Henry appunto dal mio nome. Guarda, Henry, eh, Enrico, sì. uh, sai dove posso, posso dire una cosa? Ormai, intanto, la trasmissione è aperta. Io non sono <ride> un collezionista di maglie, è chiaro che ho. Uh, un paio di maglie del Bari uh, date in occasione di alcune feste di, uh, di Natale. Ho una maglia della Ternana perché da bambino mi piacevano i colori della Ternana. E c'è un'altra maglia che non riesco a rintracciare. Tu, probabilmente, da Collezione di maglie, mi puoi dare delle indicazioni se vuoi, ed è in privato come vuoi, per arrivare a questa maglia. Mi piacerebbe avere la maglia del Cagliari di Gigi Riva, quella rossa e blu con i laccetti. Insomma, è tanto per intenderci. Beh, è una richiesta un po' difficile si rintraccia? C'è qualcuno in eh, per dire. giro per l'Italia che ristampa maglie. Del passato, ah, tu questa... parli anche eventualmente di una replica? Anche di una replica, sì, ci mancherebbe. Posso anche. intervenire? Ah, sì, sì. Enrico, senta, io in redazione del Mensile Bari abbiamo un collaboratore di prim'ordine che si chiama Michele, Michele Bonante. Bonante. Michele sì, Bonante bene. è collezionista di tutte le maglie del Bari, di tutte le maglie del Bari e anche della nazionale. Sì, Se tu sì, puoi scrivere, e inviarci un emera. Si conoscono già, si conoscono. Sì, sì, i sì, collezionisti ripeti il tuo sito www. Henry? Henry scritto in italiano con la i-dimola. Va bene, su calcio 2000 oh, A proposito, beh, sì. noi stiamo facendo sì. delle ricerche, tu lo sai come io sono fissato, vorrei lanciare una richiesta televisiva. A me preme una fotografia del cinema impero neanche i vecchi proprietari se la trovano perché? perché la vigilia di Natale uh -huh. del, del 1954 in quel cinema ci stavano i giocatori del Bari che non avevano giocato non avevano seguito la squadra perché naturalmente non è che sì. come ora che ne vanno 25-30 persone e vede, vedevamo il film in quel cinematografo si, il film era L'oro di Napoli uh -huh. di Marotta. Ad un certo momento si fermò la pellicola, si aprirono le luci, si accesero le luci e l'autoparlante disse: Ascoltatori e presenti, il Bari ha vinto a Carbosarda 1-0. Dove? a Carbo Sarda okay, in, Sardegna. In, uh, eh. in, Sardegna. in Sardegna era eh. una squadra di serie C noi stavamo in serie C allora e vincemmo con un gol di Bretti mm -mm. a Carbo Sarda allora questo fatto a me mi ha sempre tenuto presente il cinema impero che non riesco a trovare una fotografia oh. niente se qualcuno si ce l'ha la fatto l'appello e facciamo un regalo al professor Antonucci andiamo in pausa grazie Henry lascia il nominativo pausa pubblicitaria poi di nuovo insieme col Biancherosa di v Sport